Buonasera e benvenuti al Circo Williams, così diamo sempre inizio al nostro spettacolo, ma quest'oggi sarà uno spettacolo speciale, un po' particolare, perché come è capitato nelle città che abbiamo già visitato e speriamo anche nelle prossime dove andremo a installare e a presentare i nostri spettacoli, quest'oggi sono venuti a trovarci delle associazioni di persone speciali, di ragazzi con delle difficoltà, e noi con tanto piacere offriamo lo spettacolo a tutte queste associazioni che ci vengono a trovare per passare un momento di distrazione, un momento di allegria insieme a noi, e cerchiamo sempre di dare il massimo. Anche qui a Mazara del Vallo, oggi abbiamo iniziato ieri che era giovedì, staremo soltanto fino a lunedì e poi la prossima settimana saremo a Castelvetrano, perciò invitiamo anche chi di dovere, gli assessori che si occupano di certe cose, se vogliono partecipare, di seguirci o di chiamare tramite i nostri segretari, i nostri numeri di telefono, se vogliono partecipare e anche a un prossimo spettacolo, magari quando saremo a Castelvetrano. A noi fa tanto piacere poter dare una mano, poter essere presenti anche sul sociale, perché il circo in fondo è lo spettacolo del popolo, lo spettacolo sano della famiglia, perciò essere disponibili su certe cose a noi fa tanto piacere e speriamo davvero che si divertano in queste due ore insieme a noi. Colgo l'occasione per ringraziare il Circo Williams, ma soprattutto il direttore Pasquale Ravaglia, che ancora una volta ha accolto una mia richiesta. Come ogni anno, ogni volta che si presenta l'opportunità, cerco sempre di coinvolgere sia in questo caso i gestori del circo, come ho fatto anche in passato con le Luna Park, per cercare di regalare un sorriso a chi è stato meno fortunato di noi, a chi non avrà mai l'opportunità magari di vedere uno spettacolo come questo del Circo Equestre. Io devo ringraziare chi mi sta dando questa opportunità, ho cercato di coinvolgere l'amministrazione comunale, guardata dall'assessore Monteleone, l'assessore Spagnolo, che hanno accolto il mio invito, e come vedete abbiamo invitato tutta l'associazione di Mazara del Vallo, perché come ben sapete noi invitiamo i bambini e i disabili, lo facciamo con il cuore in mano. Questa è una giornata in armonia, in colorata armonia, è uno slogan che mi porto sempre ormai negli anni. Dico semplicemente: è bello regalare un sorriso, è bello regalare delle emozioni, delle forti emozioni. Dico, sono iniziative da prendere da esempio, lo possono fare tutti, noi lo facciamo come l'abbiamo sempre fatto. L'obiettivo è quello sicuramente di integrare questi bambini e farli sentire partecipi della nostra società, anche grazie a questo spettacolo Equestre, anche grazie a questi attori che si esibiranno proprio qui in questo spettacolo. Oggi faremo passare una giornata fantastica e sicuramente con un sorriso smagliante. Grazie, e grazie ancora per l'opportunità che ci ha dato di nuovamente Circo Williams. Oggi diamo la bella possibilità a questi ragazzi a partecipare a una giornata di divertimento e di spensieratezza. E noi come assessori, io alla pubblica istruzione e all'assessore Monteleone, abbiamo cercato di coinvolgere più ragazzi, più associazioni a partecipare a una giornata di divertimento. Un divertimento che permette loro di fare anche un confronto sociale, soprattutto anche un confronto culturale, visto e considerato che abbiamo avuto questa bellissima opportunità, abbiamo garantito loro comunque una giornata di divertimento. Questo pomeriggio si offre una bella opportunità a quei nostri concittadini che purtroppo non sempre possono permettersi momenti di svago e opportunità come questa che viene offerta dalla nostra amministrazione, con la collaborazione e la generosità dei responsabili del circo, per fare divertire i bambini e le persone piuttosto ambienti che non hanno la possibilità di godere spesso e frequentemente di questi svaghi. Ringraziamo vivamente il direttivo del circo che è sensibile a questi problemi e noi collaboriamo con vero piacere. Difatti sono qui presenti nelle varie associazioni e vediamo quanta gioia c'è nel volto di questi bambini, che potranno godere di un pomeriggio di svago, di spensieratezza e di allegria. Io sono una residente di Borgata Costiera, mi fa molto piacere essere qua questo pomeriggio, grazie al nostro bravissimo consigliere che si occupa praticamente quasi sempre lui di questa borgata abbandonata e un po' di tutti che sono in difficoltà. Lo ringraziamo tantissimo e mi ha fatto piacere essere stata invitata qua da lui. Grazie all'amministrazione Ciccio Foggia che ci ha dato questa opportunità
per i disabili, che sono un assistente per i disabili, per avere questa opportunità di passare un'oretta insieme. E oggi siamo qui per un'iniziativa bella che merita di essere raccontata. E tante realtà che si occupano di bambini, di disabili, che hanno portato i propri bambini, i propri disabili al circo. Chi è che non si ricorda anche da adulto momenti di gioia e di spensieratezza e di allegria, momenti che sono importanti, quindi si ringraziano gli organizzatori, si ringraziano i responsabili del circo, si ringrazia l'amministrazione, perché è sempre importante avere questa attenzione per chi appunto non se lo può permettere e ha bisogno anche di questi momenti di spensieratezza, di gioia e di socializzazione.